Cosa possiamo dire? Che questa definizione è andata bene dal punto di vista che comunque ho continuato, ho perso molto peso, 6-7 kg, mi sono appunto ritrovato nella condizione migliore di sempre, secondo me, in termini di massa muscolare e in termini di, anche di definizione. Buongiorno ragazzi, in questo video vi mostro la fine della mia definizione scientifica e vi faccio vedere il mio photoshoot finale. Let's go! Incredibile, ma vero, questi 3 mesi, 90 giorni di definizione scientifica sono quasi terminati. Oggi, letteralmente fra mezz'oretta, faccio un photoshoot, chiedo a Sammy di farmi qualche foto fatta bene. Abbiamo preso uno studio qua dietro, quindi voglio fare tutto nel miglior modo possibile per prendere, diciamo, la foto finale e conclusiva di questa dieta. Per farlo, prima di farlo, devo mangiare. E devo fare un pochino un pump up, vi faccio vedere. Allora, questo sarà il pasto prima del pump up. Voglio qualcosa di carbo e di grassi, qualcosa diciamo che sia un po' un cheat e mi faccia diciamo uscire un pochino di vene e gonfiare prima del photoshoot. C'ho qua un po' di Nutella, che per me è una bomba, ce ne metterò un pochino. Su questa pita, che dovrebbe essere 50 grammi, me ne faccio una. Non voglio mangiare niente di troppo pesante che mi appesantisce, solo qualcosina che mi faccia venire un bel pump. Raga, mamma mia, non vedo l'ora di mangiarmi. Praticamente il segreto è mangiare abbastanza carbo, abbastanza grassi da prendere un buon pump, così che nelle foto siamo abbastanza pieni, ma non mangiare troppo che poi perdiamo la definizione e andiamo più o meno overboard, no? Questo è proprio piccolo snack che però c'ha carbo e grassi che dovrebbe darmi abbastanza energia senza appunto farmi spillover, come dicono gli inglesi. Che bomba, raga. Spostiamoci un attimino in giardino dove abbiamo il mio bellissimo rack. Volevo solo dirvi che per fare un pochino di pump up pre-photoshoot, quali sono una cosa fondamentale? Vogliamo pompare i muscoli per far diventare il corpo più estetico possibile. Solitamente i tricipiti non dovrebbero essere pompati perché sennò perdi le linee. Ugualmente le gambe, ugualmente gli addominali, ok? Quindi evitiamo di colpire questi gruppi muscolari, però andiamo a colpire invece bicipiti, petto per riempirlo e spalle, ok? Quindi questo sarà veramente il focus di oggi. Un pochino anche magari qualche pull up per fare un pochino più di schiena, per avere un po' più di larghezza. E sono passate, ragazzi, 2 o 3 ore. Abbiamo finito il nostro photoshoot. È andato. Sono felice, dai, sono soddisfatto del percorso che ho fatto. Metto qualche foto in questo momento sullo schermo. Diciamo che ho fatto quello che potevo, con gli esercizi che potevo, con gli attrezzi che potevo. Ho rotto 2 o 3 manici di scopa. Meno male che c'avevo dei dischi, che almeno potevo fare qualcosa. E quindi questo è il risultato. Ci sta, ci sta. Molto probabilmente, se avessi avuto accesso a una palestra, non avrei perso così tanta massa muscolare, perché secondo me ho perso un pochino. Soprattutto ho testato prima un po' di forza qua, ho provato spalle con 20 kg al lato, che solitamente faccio 4-5 rep, nemmeno una rep. E vabbè, raga, questo è il risultato. Rimetto le foto dello shoot sullo schermo, mi ritengo soddisfatto. Io ho finito la mia definizione scientifica, almeno per il momento. Ma voi, se tu hai partecipato alla Transformation Challenge, ti ricordo che il 20 giugno, 20 giugno, ti richiedo accesso alle tue foto after, quindi se ti ricordi mi hai mandato un po' di tempo fa le foto del prima. Il 20 giugno è quando ti richiedo le foto del dopo per fare l'estrazione del vincitore, sia della challenge 1 che della challenge 2. Detto questo, io ora mi alleno con Sammy e ci vediamo più tardi. Se siete come me, mi sa che ci avete idea quando vi arriva un pacco, e a me mi è appena arrivato questo pacco da Foodspring. Apriamo. Oh yes! Vediamo un po', cavolo, raga, queste sono delle barrette buonissime. Hanno smesso di fare l'extra chocolate, vi straconsiglio queste qua al cookie dough, sono veramente una bomba. Infatti ne ho prese una, due, tre e ben quattro, mamma mia. Poi vediamo che altro ci hanno messo. Oh yes, protein pasta e le Zupilicious, mi ha consigliato di provarla anche Martina, quindi eccoci qua. Uno, due,
le tre, vi farò sapere com'è. E poi che ci abbiamo? Uno shaker, grazie mille. Il mio pre-workout, che è una bomba, gusto maracuja, straconsigliato, il mio gusto preferito. E poi, questo è l'aspetto da Dubai, ragazzi, che non ce l'hanno fatta a inviarmene. Queste sono le protein whey più buone che ho mai assaggiato, quelle al cocco croccante. Uno, vediamo qua che c'è. Questo è il secondo gusto, nuovo gusto, cocco e cioccolato, che ancora non ho provato. E una cosa, raga, che vi voglio veramente dire è, non so nemmeno come dirlo per non sembrare fake, però mi avete mostrato così tanto supporto e sostegno col mio passaggio a Foodspring che veramente mi avete completamente blown away. Cioè, non so nemmeno come ringraziarvi, però dato che io posso vedere gli ordini e vedendo tutti voi che siete passati su mia raccomandazione a utilizzare Foodspring, veramente non c'è una sensazione migliore, perché comunque quando sono passato c'avevo un pochino paura, no? Dici, cambi una cosa che è da 2 anni e mezzo che lavori con un'azienda, poi cambi, cosa succede? Cioè, potrebbe anche non funzionare, no? Invece voi, ragazzi, mi avete mostrato veramente un sacco di sostegno e non posso ringraziarti veramente, grazie di cuore. Se vuoi fare un ordine, come sempre, usa il codice Muscoli a Vita FSG, io prendo una piccola commissione e tu prendi un 15% di sconto su qualsiasi cosa. Non prendo tanti integratori, però questi li stavo veramente aspettando. Cocco croccante, ricordatelo, Amino Energy, gusto maracuja, una bomba, protein pasta, la provo, vi faccio sapere com'è. E poi hanno smesso, interrotto le barrette extra chocolate, che erano quelle che le mie preferite, però ci stanno queste nuove che sono al cookie dough, ve la stra consiglio. E grazie di tutto il sostegno. Raga, guardate che bomba, ci stanno i pezzi di cioccolato e di cookie dough in mezzo alla barretta. Una bomba, raga, provatela. Ok, ragazzi, penso che sia arrivato il momento di fare una piccola conclusione di questa definizione scientifica, di quello che ho fatto, di come è andato il mio percorso, di quello che penso. Prima di iniziare vi ricordo che se voi avete fatto uno dei Transformation Challenge, richiederò la vostra foto del dopo il 20 giugno, quindi avete ancora veramente poco tempo, una settimana, sarà l'ultima settimana, io il 20 giugno vi richiedo le foto del dopo, quindi se avete partecipato nella Transformation Challenge 1 oppure 2, mi raccomando, ricordatevi che il 20 chiedo le vostre foto. Dopo aver detto quello, cosa possiamo dire? Che questa definizione è andata bene dal punto di vista che comunque ho continuato, ho perso molto peso, 6-7 kg, mi sono appunto ritrovato nella condizione migliore di sempre, secondo me, in termini di massa muscolare e in termini di anche di definizione. Forse non sono così definito come l'anno scorso, però non penso di essere mai stato così definito con questa massa muscolare. E soprattutto c'è da pensare che io, letteralmente appena ho iniziato la definizione scientifica, c'è stato il coronavirus, hanno chiuso le palestre e per 3 mesi mi sono allenato come tutti noi con letteralmente un manico di scopa, alcuni dischi che ce l'ho fatta a prendere dal parchetto a casa e poi gran parte corpo libero con un borsone. Quindi diciamo, quello non è la mia specialità è in palestra. Quindi comunque per 3 mesi, avendo fatto questa definizione, avendo perso così tanto peso, questo risultato per me è abbastanza buono, perché non avevo così tante, alla fine non avevo accesso alla palestra, non mi potevo allenare in modo, diciamo, ottimale proprio, ho dovuto fare con quello che avevo, quindi per quel motivo sono comunque soddisfatto del percorso che ho fatto. Però se devo essere completamente onesto con voi, il mio obiettivo era un attimino più alto, nel senso, volevo veramente in questi 90 giorni raggiungere una condizione che non avevo mai raggiunto prima in termini anche di definizione, quindi volevo fare di più, mi ero imposto come obiettivo di scendere sotto i 70, ma in realtà ho toccato i 79 e non sono sceso sotto quello. Per questo motivo sto comunque pensando di fare magari una definizione, un 2.0, una certa, magari un mese e mezzo ancora, praticamente sono sceso per 3 mesi, poi faccio una sorta di mantenimento diet break per 2-3 settimane e poi potrei ricontinuare una definizione scientifica 2.0, ma non è sicuro, non sono sicuro, è solamente una cosa che so che ho fatto un buon percorso, però il mio obiettivo di partenza era raggiungere una condizione almeno al 10% di massa grassa, se non sotto, e adesso secondo me sono ancora sul 12% più o meno, quindi in 90 giorni non ce l'avrei fatto. Solitamente un buon tasso di perdita di peso è tipo un 1% del peso corporeo a settimana, quindi di conseguenza se io volevo arrivare, diciamo, sotto un 10%, sotto i 70 kg, avevo bisogno di almeno altri 30 giorni, quindi è normale e per questo motivo penso che farò così. Poi l'ultima cosa che voglio parlare è della strategia di Peak Week. Ci sono diverse strategie di Peak Week, non è altro che una volta che stiamo per finire la nostra definizione, se noi vogliamo figurarlo nel miglior modo possibile, più estetico possibile, l'ultima settimana prima del photoshoot, prima della competizione, così, è una Peak Week. Ci sono 3, diciamo, modi per fare la Peak Week. Ce n'è uno che si chiama front loading,
uno back loading e l'altro che è più o meno middle loading, è praticamente come modifichi i carboidrati, soprattutto col front loading. Nella settimana fai una ricarica di carbo i primi 2-3 giorni, ti riempi molto. Quando dico ricarica di carboidrati parliamo veramente di centinaia e centinaia di grammi, c'è chi deve fare 800 grammi di carbo, chi 1000 grammi di carbo al giorno, è abbastanza individuale come cosa. E praticamente il front load vuol dire che metti i carboidrati tutti all'inizio della settimana e poi piano piano li taperi down, quindi li riduci piano piano, e quando arrivi alla competizione o al photoshoot stai comunque abbastanza basso di carboidrati, però hai fatto questo front load. Invece il back load, che è quello che fa direi l'80% delle persone, è basso carbo all'inizio settimana e poi gli ultimi 2-3 giorni aumenti un sacco i carboidrati, quello è il backloading. E il middle loading invece, che a metà settimana è quando hai il picco di carboidrati e poi sia all'inizio che alla fine li riduci più o meno. Io ho fatto un pochino un middle loading, quindi 3 days out ho aumentato i carbo e poi 2 days out, 1 day out non li ho aumentati così tanto, li ho tenuti un pochino più bassi, su intorno a 350-400 grammi, solamente per mantenere la condizione. Ma ecco, queste erano le tre strategie che volevo parlarvi, se volete utilizzarla in quest'ultima settimana se state facendo il Transformation Challenge. Quindi questo è tutto, conclusione della definizione scientifica. Se state ancora guardando, io vi voglio ringraziare veramente di cuore, apprezzo tutti del supporto, sono contento, ho fatto quello che potevo. Ce l'ho messa tutta, ci sono stati giorni in cui ho sacrificato, avevo fame, non ho mangiato, ci saranno dei giorni in cui andavo a dormire, non riuscivo ad addormentarmi e ho dormito malissimo perché mangiavo poco e il mio corpo voleva comunque stare sveglio, e tutte queste cose sì, ci sono state, quindi so che ce l'ho messa tutta, però nelle condizioni in cui avevo ho anche notato che iniziavo a perdere un po' di massa muscolare, che è inevitabile, non avevo accesso a una palestra completa, quindi diciamo che sono 80% soddisfatto, ma so che posso fare di più e quindi magari anche fra 2-3 settimane potrei ritornare in deficit e provare a sclassarmi ancora un pochino. Questo è tutto ragazzi, tutto per questo video, io veramente voglio ringraziare di cuore per tutto il supporto. Mi raccomando, se stai facendo la Transformation Challenge, attendo la tua foto dopo, così che vi ricordo faccio l'estrazione, se hai partecipato a quella a pagamento c'è l'estrazione di cos'era 350 euro più 150 euro di bonus da Foodspring, quindi non vedo l'ora di selezionare uno di voi e niente, altrimenti vi ringrazio di cuore, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!